Bernard, è successa una cosa strana. Stavo facendo una passeggiata in questi meravigliosi boschi e a un certo punto sento la musica e dico, vabbè, avrò bevuto un po' troppo. Invece no, c'erano dei musicisti, ma in frac, le donne vestite in lungo, che suonavano viola, violino e violoncello, ma non è mica normale. Sì, sì, è normale. È normale? Sì, no. Cioè, qua è normale perché... Il nostro bosco qua, la Latema, suona. Cioè, il bosco suona? Sì. Cioè, io ho visto che suonavano strumenti nel bosco, invece tu mi dici che è il bosco che suona. Abbiamo degli alberi molto grandi, molto belli, anche molto anziani, e il legno di questi alberi è perfetto per fare gli strumenti. Quindi non era casuale, cioè, loro suonavano dove sono nati i loro strumenti? Ecco. Ma pensate. Mi spieghi l'importanza di questo legno, perché io, a me piace il legno, però non so riconoscere un legno per fare gli strumenti e un legno per fare i mobili, per esempio. Me la spieghi? Sì, ecco, si vede anche su questo pezzo qua. Allora, qua si vedono gli anelli. Ah, i famosi anelli della crescita? Sì, ogni, sì, anello ogni anno cresce un anello. E sono molto regolari, molto piccoli. Ah, quindi più fitti sono e più il legno suona? Sì, è importante anche regolare. Per esempio questo pezzo qua, un albero come 200 anni, anche 250 anni. 250 anni? Porca miseria. E voi sapete riconoscerlo all'occhio, giusto? Cioè lo guardate e sapete riconoscerlo subito? Sì, più o meno, però poi... Io. Quelli che comprano il legno, quello trovano, quelli e lo trovo. Belli. Anche qua, qui si vede molto bene anche, eh? Guardate tutti questi. Sì, poi il colore qua molto bianco, bello, regolare. E anche il colore importante. Qua un po' rossato. Questo invece è un pezzo di legno, un bel pezzo di legno magari per fare un mobile, ma non è adatto per fare un violino o una chitarra. Ecco, ci sono i nodi, poi è un po' bluettato, il colore non è bello. Poi anche gli anelli non sono regolari. E quindi tutto questo fa sì che, pur essendo un legno bello, ma non è... E con il legno di queste meravigliose foreste si fanno anche strumenti come... Questo che cos'è? Un corno? Sì, sì, un corno alpino, o chitarre, o viola, o... Sì, sì, fanno tanti strumenti. E per fare uno strumento del genere c'è bisogno di un tronco importante, grande. Grande, sì, sì, sano. Sano, grande. È vero che vengono dei musicisti a scegliersi l'albero? Sì, hanno la possibilità qua di scegliere un albero su 1000 ettari di bosco. Cioè, è uno... Vanno nel bosco e cercano tutto il giorno, o se no comprano un tronco, un pezzo di legno come qua. Beh, Ben, è stata davvero una bellissima esperienza, anche e soprattutto alla foresta che suona e agli allievi del Conservatorio di Bolzano che sono davvero bravi. Però adesso sai che faccio io?